Buonasera a tutti, stiamo trasmettendo da Radio Science la nostra trasmissione quindicinale. Di che cosa stiamo parlando? Io sono Miro Cortini, questa è una trasmissione registrata, va detto, e che comunque voi ci sentite da il lunedì alle 18:30 come previsto. Siamo alla decima trasmissione. In questa trasmissione vogliamo trattare un argomento abbastanza delicato, abbastanza particolare. E abbiamo un ospite, è la seconda volta nelle trasmissioni che ho fatto che intervistiamo un ospite, Enrica, che è con noi. Ciao Enrica, ci Ciao a sei? tutti. Dici un ciao, ciao. Ecco, Ciao, ciao. bene. Quindi andiamo al nucleo, parliamo di non occupazione, ma purtroppo disoccupazione femminile, precarietà e situazioni di lavoro particolari e anche incresciose che si verificano nel momento in cui una donna, una giovane donna, va in cerca di lavoro. Ci sono tutta una serie di cose che Enrica ci racconterà dalla sua esperienza. Io vi do un po' di dati di riferimento generali per capire di che cosa appunto stiamo parlando e vi do dei dati che sono dati statistici tratti dal web, dal Sole 24 Ore e da ricerche comunque assodate. Vi dico questo, che nel secondo trimestre del 2017 il tasso di occupazione delle donne tra i 15 e i 64 anni è del 49,1% di occupazione, quindi siamo abbastanza alti come disoccupazione, ed è tra i peggiori dell'Unione Europea. Peggio fa solamente la Grecia, peggio di noi. Anche se pure c'è stato un miglioramento dello 0,6%, figuriamoci, negli ultimi 6 mesi, non direi che sia tanto. Ecco, secondo i dati di Eurostat, un'agenzia europea, sull'occupazione femminile, nel primo trimestre del 2017, quindi quest'anno, il dato è di 48,2% di disoccupazione, più alto solo rispetto a di occupazione, non di occupazione, più alto solo rispetto alla Grecia che è del 43,3%, ben lontano dalla media dei paesi europei. Qui è la tristezza, che nella media dei 28 paesi europei, quindi parliamo anche di Sloveni, di Slovacchia, di paesi non avanzati come l'Italia, la media è del 61,6%. Se vogliamo poi parlare di alcuni paesi nordici, in questo caso della Svezia, il record è di 74,6%, cioè una media altissima. La Norvegia è al 71,9%, la Germania è al 71%, quindi dati molto alti. In Italia, storicamente, nel meridione soprattutto, quando c'è il marito che lavora, c'è l'abitudine, la consuetudine che debba mantenere la famiglia e la moglie si occupi solamente dei figli e della gestione della casa. Ma purtroppo di questi tempi diventa un po' difficile gestire la situazione in questo modo, ci vogliono stipendi molto alti, non è più possibile. Però ecco, sicuramente c'è questa difficoltà nel conciliare il lavoro con la famiglia, è un dato di fatto. Pensate che nel 2016 30.000 donne hanno dato le dimissioni dal posto di lavoro in occasione della maternità. Questi sono dati dell'Ispettorato del Lavoro. Qui si parla tanto di incentivare le nascite e poi una donna che fa un figlio è in evidente difficoltà, anche perché sempre secondo l'Istat in Italia ci sono 22,5 posti in asili nido ogni 100 bambini da 0 a 3 anni, ben al di sotto dei 33 posti indicati come obiettivo strategico dell'Unione Europea. E quindi questi dati qui certamente pesano.
La disoccupazione giovanile è veramente preoccupante, ma poco in Italia, parlando in generale, si parla tanto di disoccupazione giovanile, è veramente preoccupante, ma poco si parla dei meno giovani, che per l'INPS sono ancora molto giovani e sono la fascia dei quarantenni. Però hanno difficoltà a collocarsi sul lavoro. Ecco, vogliamo parlare con un ospite, Enrica, che abbiamo già salutato, che ci racconta la sua esperienza lavorativa. Enrica, alcuni dati su di lei, così, in generali, è diplomata, è addetta agli uffici turistici, un istituto professionale, è italiana, madrelingua, è sposata, ha un figlio adolescente, ha la patente di guida, ha un patentino anche dell'utilizzo di macchinari di lavoro, un muletto, cose del genere. Conoscenza delle lingue straniere, italiano ovviamente, inglese scritto e parlato a livello scolastico, francese scritto e parlato a livello scolastico e anche corsi di livello base in inglese di madrelingua. Le conoscenze professionali sono l'utilizzo del personal computer, internet, posta elettronica, dattilografia, stenografia. Ecco, questi sono i suoi dati di base. Poi sulle esperienze di lavoro lasciamo parlare lei. Oltre ovviamente altre esperienze lavorative senza contratto regolare, che sono stato la sua esperienza negli ultimi 10 anni, direi quasi, poi ci conferma Enrica, con mansioni di cameriera, barista, babysitter, assistenza notturna in ospedale, domiciliare e chi più ne ha più ne metta, insomma, di ogni. Oggi è così in questo mercato un po' impazzito. Ecco, un'altra annotazione che volevo dare, che non conoscevo, questo è un articolo di cui vi parlo adesso, è tratto dall'inchiesta, i dati sono del 2012, però purtroppo non è cambiato tanto fino ad oggi. Esiste un'associazione nazionale, si chiama ATDAL, per la tutela dei diritti dei lavoratori ultra quarantenni. Sono 1,5 milioni di persone nel 2012, forse oggi sono anche di più, di persone che si sono autodefiniti come degli scarti dal sistema produttivo, in una videolettera mandata all'allora ministro Tremonti. E questa è una realtà spesso sconosciuta, che anche l'Istat non classifica, non ci sono dati, io ho cercato, non ci sono dati rispetto agli ultra quarantenni. Magari ci sono i dati di persone vicino alla pensione, ma gli ultra quarantenni non vengono proprio classificati. Si parla tantissimo dei giovani, ma gli ultra quarantenni no. E quindi di fatto l'affermazione di fondo che vogliamo fare è questa, che sono troppo vecchi per trovare un'altra occupazione e sono troppo giovani per andare in pensione. Questa è veramente una cosa grave e importante. Uno dei membri fondatori dell'associazione, un laureato, che si trova disoccupato da 10 anni, o è un precario comunque, che ci dice che cercando un'altra occupazione mi sono reso conto che il mercato del lavoro è una giostra impazzita. Oramai la professionalità, e questo lo dicevamo anche con Enrico, ce lo riconfermerà, non conta più nulla, conta solo l'età. E la cosa più deprimente è il mandare centinaia di curriculum e non essere chiamato neanche al colloquio, almeno sapere che uno ha fatto un colloquio e non ha ottenuto un posto perché non è stato convincente o non è all'altezza. Questa è una cosa. L'indifferenza lentamente distrugge. Dati terribili, tipo quelli riportati da questo signore Rinaldi, vicepresidente di questa associazione, che gli è capitato di incontrare persone che per nascondere un licenziamento o comunque la disoccupazione, la mattina uscivano come se nulla fosse, fingendo di andare al lavoro. È veramente, qui è fantascienza, siamo veramente a una tragicissima fantascienza. Oppure ci si chiude in casa, ci si lascia andare, non si reagisce più. Ecco, terribile un dato da una ricerca dell'Eures, sempre un'agenzia europea. In Italia nel 2009, ricordo che il 2009 è stato un anno terrificante di crisi globale, si sono tolti la vita 357 disoccupati, uno al giorno.
facciamo notare, cari ascoltatori. E poi vogliamo parlare della pratica degli annunci di lavoro che si trovano spesso sui giornali, max 35 anni o 38 al massimo. È una pratica diffusa, assolutamente, è anche illegale, espressamente vietata da una normativa europea. Quindi, di fronte a queste cose, veramente c'è da rimanere abbastanza allibiti. Per poi parlare, ci sono aziende, alcune aziende di un certo peso che hanno i cosiddetti ammortizzatori sociali, mobilità, indennità di disoccupazione, eccetera, ma sono solamente il 30%, che poi anche questi si esauriscono per dei percorsi formativi che poi non si sa bene come vengono gestiti e a che cosa portano, e comunque sono un palliativo. Il resto delle persone si arrangia. Italiana si arrangia, come purtroppo succede anche al nostro ospite. Ma per chi ha una propria attività, e questo è ancora il caso di Enrica, che aveva un'attività, un bar gestito per quasi 10 anni di proprietà e deve chiuderla per i più svariati motivi, lei ci dirà se vorrà quali, non c'è proprio nulla. E questo è il caso appunto della nostra ospite, alla quale chiediamo di raccontare in modo colloquiale la sua passata e attuale esperienza, partendo proprio dalla tua attività principale, nella quale hai investito, cara Enrica, assieme a tua sorella, mi dicevi, e hai acquistato, facendo ovviamente come tutti i debiti, hai acquistato un bar e l'hai gestito per 8 anni. E poi cosa è successo? Raccontaci. Ah, Enrica, ci niente, dunque, sei? acquisto l'attività. Sì, ci sono. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Sono Enrica. Dunque, partiamo dal presupposto che nel 2003 acquisto un'attività insieme a mia sorella e cominciano i sacrifici veri e propri con debiti, mutui e quant'altro. Un'attività Certo. sulla quale abbiamo creduto e per 10 anni abbiamo portato avanti con veramente tanti sacrifici, fino a quando ci arriva una botta sia per me che per mia sorella di 2 ernie cervicali assolutamente da operare per rischio paralisi totale, e questo comporta la vendita dell'attività dopo 10 anni di sacrifici, insomma. Quindi prima è stata operata mia sorella, l'anno dopo successivo io. Questo ci ha portato Ovviamente. assolutamente. Com'è? Ovviamente questa è stata una cosa improvvisa e vi siete trovati a dover vendere al miglior offerente e A quindi dover svendere, senza. regalare quasi il locale, in quanto non potevamo più occuparcene, nel senso che per qualche mese abbiamo preso del personale per provare a tenerlo, insomma, e cercare di riuscire a mantenere questa attività, ma poi si sa, il dipendente a volte fa il limite, insomma, il minimo sindacale e se ne frega altamente, quindi ci ha buttato giù abbastanza il locale, di conseguenza abbiamo fatto una scelta differente, abbiamo svenduto per stare tranquilli, insomma. Però questo ha comportato un disagio notevole, che io e mia sorella siamo rimaste senza lavoro e non è facile. Da quel momento sono iniziati anni veramente duri, sia a livello fisico, di salute, perché comunque un intervento come il nostro porta ha dei deficit nel tempo e ti limitano poi nei lavori successivi, e in più l'età aumentava e ahimè, porte completamente chiuse. Quindi, come dicevi tu, curriculum spediti ovunque, portati a mano ovunque, e anche i colloqui poi fatti in successione, ma mai niente portato a buon fine. Alla fine sono vecchia, vado bene per questo, ma l'età non va bene per quell'altro, e quindi sempre insuccessi. Completamente. Sono 4 anni che mi sento dire di no, mi sento sbattere le porte in faccia dal mio paese. Cioè, io sono italiana, però vedo lavorare persone straniere che hanno più diritti di noi e io non ce li ho questi diritti. Io non ho diritto ad andare a lavorare. Perché? Questo è quanto io mi chiedo. Perché io non posso andare a fare un lavoro a 43 anni e magari una che viene dalla Polonia lo può fare. E non è discriminanza assolutamente. Però credo di avere gli stessi diritti di una persona che viene dall'estero, perché è giusto così. Assolutamente, certo, Pronto? certamente, Dimmi.
Certo, sì, siamo qua. Beh, direi che soprattutto in più, perlomeno qui in Italia e in nessuna attività in cui hai investito, hai una professionalità da esibire, insomma, per quanto riguarda la gestione di un'attività commerciale complessiva. Parliamo di fare un caffè, che questo sono capace forse anch'io se mi ci metto, ma gestire un'attività commerciale è una cosa complessa e Sì, riuscire a portarla assolutamente. avanti bene, con risultati, mi dicevi, insomma, che funzionava bene, cioè questo è una carta di credito importante per chi vuole puntare sulla professionalità, ma la professionalità Sì. conta oggi. Cosa conta oggi? Tu che lo No, vivi conta l'età, in conta diretta. esclusivamente l'età, questo conta, perché io nonostante l'esperienza che ho in tutti i bar, comunque ristoranti o comunque attività che richiedevano una mansione alla quale io potevo essere predisposta, il discorso è sempre stato tu sei esperta ma sei troppo grande e mi costi troppo, quindi io prendo la ragazzina di 20 anni che non sa fare magari niente, imparerà, mi dispiace, è buon, portaci in faccia di nuovo. Quindi mi domando cosa devo fare per lavorare, cosa? Cioè, uno come deve comportarsi in questo paese, dato che la professionalità non conta, non serve. Nel Come curriculum ricordavamo. mettiamo espressamente una data di nascita. A quel punto, se tu, datore di lavoro, mi chiami per un colloquio, perché poi subito è bocciato il mio colloquio, già a prescindere sono bocciata per l'età. Allora, perché mi fai anche perdere tempo a venire a parlare con te? Perché? Se tu sai già che tanto non assumeresti mai una persona della mia età, mi domando allora perché mi fai venire a parlare con te, il motivo. E questo motivo non te lo dicono mai, non te lo spiegano mai. Semplicemente, volevo fare due chiacchiere conoscitive, ma io non ho Certo, bisogno di fare chiacchiere conoscitive, io ho bisogno di lavorare, non di perdere tempo a certamente, fare chiacchiere. Poi viene chiaro. fuori che il lavoro non me lo possono dare, almeno che qualche volta non scendo a certi compromessi con Questa è poi i la cosa più proprietari. tragica. Racconta pure, siamo tutto orecchi. Vai, 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 Enrico, Racconto vai, vai. che soprattutto negli ultimi 3 mesi ho fatto 4 colloqui con personaggi, direi autoloccati, quindi parlo di avvocati, parlo di architetti, di ingegneri, ma anche di proprietari di negozi in centri commerciali, che dunque mi dicono, mi dispiace perché l'età non mi permette di assumerti, però poi se sei disponibile con me in altri modi ci possiamo incontrare la sera e magari lo stipendio che ti darei venendo a lavorare qua te lo posso dare per altre mansioni sessuali. Ah, così Ecco. dichiarate Allora io lì mansioni vere e rispondo per proprie, venire a verificate. pulire o per venire a fare la commessa, per venire a fare la segretaria, sono vecchia, ma per venirti a fare sesso vado benissimo. Allora mi domando in che cavolo di paese viviamo, in che condizioni noi donne dobbiamo vivere e accettare queste cose, com'è possibile? Mi viene No, solo voglia veramente. di tirare quello che ho dalle mani alla persona che mi trovo davanti. Io sono schifata dalla realtà che si sta vivendo in questo paese, che magari anche in altri paesi, ma io penso a mio, io vivo in Italia e questo è Certo, però quanto. mi E dicevi questa che da contatti condizione che hai succede in spesso. Germania è un po' diverso, per esempio, insomma, la realtà è, infatti anche i dati poi lo confermano, il 71% al lavoro, è più facile in qualche modo, qui non si capisce bene perché in Italia ci siano queste limitazioni e poi questi atteggiamenti veramente, purtroppo sono all'ordine No, del giorno, queste proposte esattamente. indecenti. Qui adesso o scendiamo a compromessi, quindi se sei una bella donna piacente, piacevole, ti arriva il compromesso. Se tu fai questo, allora io ti assumo. Se tu mi fai questo, io ti faccio un contratto, ok? Diversamente quella della porta te ne vai. Scegli tu, questo mi è stato detto. E io ho fatto le registrazioni, stesse cose nelle famiglie dove tu vai a fare la badante e vai a badare una persona in una sedia a rotelle con dei deficit notevoli, gravissimi, e io oltre a queste cose, quindi a sobbarcarmi di pesi esagerati, anche fisici, che io non dovrei per l'intervento che ho avuto, mi devo subire anche il marito o i miei figli di certa gente che
vogliono attenzioni sessuali anche in quel caso e ci provano in tutti i modi. Quindi mi sono trovata a dover fare registrazioni, a fare minacce di andare dai carabinieri per prendere delle cifre irrisorie a fine mese, facendo delle fatiche esagerate nel lavoro e in più dover subire atteggiamenti schifosi, proprio dire è poco, dai familiari. Sì, certo. Questo succede nel pubblico e purtroppo anche nel privato. Anche andare a fare delle pulizie a casa della gente, mi sono trovata delle avance da parte di certa gente che ci vive dentro. E se accetti ti tengono a lavorare, altrimenti ti cacciano via. Cioè, io mi domando come siamo ridotti, ma dove viviamo? Certo. Noi donne, come siamo tutelate? Neanche in questo. Non abbiamo neanche il diritto di stare serene nel posto di lavoro, qualunque esso sia, perché io sono sempre stata una persona che si è adattata a ogni cosa, a ogni situazione, però quando si passa il limite della decenza e del rispetto non ci sto più, non esiste, veramente non esiste, non si può accettare, questa condizione non si può accettare. Mi dicevi che in alcuni casi qualcuno poi dopo ci riprova, che se ha il tuo numero di telefono ti manda messaggi, e mi dicevi di questo meccanismo dello screenshot, puoi spiegare meglio, perché è una cosa che magari le donne in ascolto non conoscono bene o non sanno, oppure sanno usare ma non sanno come fare, che è un metodo di difesa direi importante. Sì, io semplicemente utilizzo anche sistemi di messaggistica su Messenger o Instagram e poi faccio delle foto dei messaggi, dello scritto che mi viene inviato per poter poi avere prova di quello che mi viene detto continuamente, anche messaggi su Facebook minatori del tipo se non fai questo che ti ho chiesto poi non ottieni quest'altro, di gente che mi aveva offerto dei contratti di lavoro, però poi sotto queste minacce, quindi ho ottenuto tutto a conto e ho comunque fatto vedere già determinate cose alle forze dell'ordine per capire un po' com'era la situazione. Quindi nel caso in cui uno decide di continuare un percorso con queste persone è bene che si tuteli, perché è assolutamente assurdo che una donna debba scendere a determinati compromessi per avere un lavoro banale che può essere anche semplicemente andare a fare delle pulizie in un'azienda. A volte alla nostra età dobbiamo comunque scendere al compromesso sessuale con i proprietari delle aziende perché altrimenti non ti danno un contratto e allora qui devi tutelarti in qualche modo perché non è possibile. Quindi io registro, io memorizzo tutto sul telefono, quindi faccio delle foto che poi mi rimangono in galleria in modo che ho sempre la prova disponibile di quello che mi è stato scritto e mi hanno aiutato in certi casi a fermare questa gente. Ovviamente a lavorare io con loro non ci andrò mai, però almeno mi sono tutelata in questo senso ed è bene che le donne lo facciano, perché altrimenti qui continuiamo ad andare avanti subendo e facendo gioire queste persone niente, noi ci danno pochi spiccioli e loro ti usano, ma veramente ti usano come vogliono, come se fossimo delle prostitute. Non siamo delle prostitute, le prostitute sono sull'Adriatica, lo fanno di mestiere, vengono pagate. Io non mi sento una prostituta e voglio un lavoro serio, tranquillo, come è giusto che abbia, perché se vado in Germania o vado in Inghilterra c'è il lavoro per me, ecco, 43 anni, qua no. Cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo uccidere? Io non voglio far parte di quelle 353 persone che ci sono uccise perché non hanno un lavoro. Non esiste, non ce n'è neanche mai pensato, però ho anche un figlio da mantenere, una famiglia, ho una vita, certo. Ho delle cure da fare. E quando devo fare queste cure l'USL non mi dice non voglio i soldi perché tu non lavori, no, li prende come? Gli aiuti io non ne ho, non ho sgravi fiscali, non ho detrazioni fiscali, non ho niente di niente, però non lavoro. Quindi qua c'è qualcosa che non quadra, nel sistema c'è qualcosa che non va. Chiedi aiuto e nessuno ti aiuta, aiutano magari altre persone, ma a me non ha aiutato nessuno in 4 anni che chiedo aiuto, nessuno ti dà un aiuto. E nessuno ti risponde, ti dice solo qui è così, se non ti va bene cambia paese, questo non è stato risposto a un italiano, io sono italiana. Un'esperienza molto dura che ci stai raccontando, hai usato prima parlando delle donne che dobbiamo difenderci così, quindi sai anche ovviamente immagino di casi di amiche o conoscenti ai quali sono successe cose
simile alle sì, tue. Sì, assolutamente. Quindi... Non magari qui a Forlì, ma gente che abita non tanto distante da me, che ne conosco, che mi dicono, Erika, è successo anche a me la stessa cosa, io non ho accettato. E purtroppo conosco anche due amiche che hanno accettato perché sono separate e non riescono a pagarsi l'affitto, e in qualche modo io ho dovuto accettare il compromesso più schifoso in assoluto, ma per dar da mangiare a mio figlio, perché altrimenti non pago le bollette, perché altrimenti non ho i soldi per mandarla all'asilo. E allora un lavoro mi serve, e sono stata costretta. Però quanto è umiliante alzarsi la mattina sapendo di dover andare a lavorare in quelle condizioni, tu devi essere sempre disponibile per questi uomini che pretendono e basta. E devi fare quello che vogliono loro, quando vogliono loro, altrimenti fuori. Questo è quanto. Io non ci sto, ragazzi, io non ci sto, mi dispiace. Preferisco morire di fame, io non ci sto a queste cose. È una cosa assurda. A quel punto veramente è meglio fare la valigia e partire per la Germania o qualsiasi altro paese, che arrendersi a questo schifo di realtà che stiamo vivendo in Italia, che è il mio paese. Scusate, ma io ho sempre pagato le tasse, ho avuto 10 anni in attività che mi ha veramente tolto il sangue, nel senso che pagavamo continuamente tasse su tasse, affitti, mutui, eccetera, e io ho sempre pagato tutto, e poi adesso che io sono in difficoltà nel mio paese mi dice ti arrangi, fai quel che ti pare, o ti adegui a noi o te ne vai, perché noi non ti diamo la mano, il lavoro noi non te lo diamo, tu sei vecchia, vai Aria, prendiamo le ragazzine. E non sanno fare niente, ok? Impareranno. Però tu non lavori più. Andiamo in pensione a 67 anni e io che ne ho 43, cosa faccio fino ai 67 anni? Come ci arrivo? Con che cosa campo? Con che cosa mangio? Con che cosa, con quali soldi manderò mio figlio all'università? Come? Come li aiutiamo questi figli ad andare avanti? Se tu già tagli le gambe a me, che sono una madre senza lavoro, con delle difficoltà anche fisiche che mi sono venute purtroppo, non me le sono andata a cercare, sono cose che succedono e mi hanno portato certo. Queste problematiche, ma un aiuto non c'è, allora dobbiamo scegliere per forza questi compromessi, queste cose bellissime che succedono in questi contesti lavorativi allucinanti, perché qui non si parla di lavori che ti siedi e non fai niente tutto il giorno, allora dici vabbè, oh, qui si parla di andare a fare delle pulizie, andare nelle macellerie, andarsi a fare un mazzo tanto tutto il giorno e poi la sera devo passare dal capo per avere 750 euro al mese? Stiamo veramente scherzando. Cioè siamo abbiamo fuori dato anche un dato proprio minimale, veramente da fame con una, sì, con una cosa sì, questi sono gli mezzo, stipendi insomma, che ti darebbero, tra l'altro. Neanche le tariffe. Che le tariffe per la mia età, tra l'altro, che sarebbero i 1.300-1.400 euro al mese, neanche sfiorate, sarebbe circa la metà per dei part time, degli orari assurdi, andare la mattina presto o la sera tardi, perché a me mi è capitato di tutto, andare a fare anche dei notturni, per delle cifre veramente allucinanti che però uno piuttosto che niente si adegua, però che poi devi aggiungere prestazioni sessuali. Non ci siamo, cioè veramente non ci siamo più, siamo fuori dal mondo. Io mi limito a dire questo, siamo veramente fuori, non ci siamo. E questo purtroppo non è il contesto Enrica, lavorativo. Scusa, ti interrompo, hai fatto una panoramica veramente abbastanza agghiacciante e molto diretta e molto precisa di una situazione di fatto che accade a tantissime donne in Italia. Purtroppo qui parliamo, siamo in Romagna, facevo riferimento su Forlì, l'Adriatica, ecco perché, però insomma penso che non sia tanto meglio in altre zone d'Italia. Tutte quelle che abbiamo collegate, che sono varie, con le radio, di cui a questo punto passo la parola a Ugo. Enrica, noi ti ringraziamo veramente di cuore
perché hai dato un'immagine, speriamo che risponda a qualcuno a questa, noi siamo su YouTube e su Facebook da questa sera, da domani, chi vuole anche mettersi in contatto eventualmente per un'opportunità di lavoro a Enrica, che ovviamente adesso è solamente Enrica, ma poi se c'è serietà di intenti possiamo dare i dati della persona, e quindi questo, noi ti ringraziamo tanto veramente, perché hai fatto un quadro che è la tua vita, e quindi immagino anche l'esposizione di sentimenti tuoi, perché hai raccontato veramente il tuo vissuto. Quindi noi ti ringraziamo ancora, eventualmente ci risentiamo per un altro approfondimento, se è il caso, e soprattutto Radio Sirius tutta e tutte le emittenti collegate ti augurano di trovare un'occupazione al più presto, sana, grazie, decente, mille. Speriamo. E pagata il giusto, come deve essere. Io ringrazio voi, auguro una buona giornata a tutti quanti, buona domenica a tutti. Grazie Enrica, passiamo la parola a Ugo. Ugo, ci sei? Ciao Miro, buonasera a tutti quanti, soprattutto al nostro ospite. La situazione che ho sentito purtroppo è una situazione fin troppo drammatica, che colpisce tutti quanti o comunque una buona fetta della popolazione italiana e non solo. Purtroppo questa è la triste realtà al giorno d'oggi, che bisogna porre rimedio al più presto, perché così assolutamente non si può andare avanti. Io mi accodo comunque a quanto hai detto tu, caro Miro, al fatto che se qualcuno, chi ci ha ascoltato, è ben disposto a voler aiutare la nostra ospite, può benissimo scrivere a Radio Sirius, o comunque le chat comunque sono aperte, o anche mandarci un SMS, e ovviamente noi gireremo il tutto ad Enrico, in modo che potrà vagliare tranquillamente. Questa puntata è, come tutti ben sapete, è condotta da buon Miro Cortini e mandata in onda il lunedì. Un caso eccezionale oggi, che è domenica, ma la potrete risentire domani, comunque al solito orario, alle 18.30. E ovviamente sarà comunque entra nel palinsesto di Radio Sirius, e quindi verrà rimandata in replica anche nei prossimi giorni. Miro, a questo punto che dire, se non un in bocca al lupo alla nostra ospite e un, certo, come dice Bon Sirius, un saluto a tutto il condominio di Radio Sirius. Va bene, grazie. Ciao Enrica, ancora. Ciao a tutti. Ciao. Niente, buona giornata. Buona giornata anche a te. Buona domenica, per fortuna, almeno oggi è domenica, invece di correre in giro a cercare lavori, ci si può riposare un attimino. Sì, domani si ricomincia di nuovo. Ciao, grazie a tutti ancora. Grazie ancora per il sorriso. Ciao. Grazie per il sorriso. Ciao. E niente, io vi do appuntamento fra 15 giorni con una nuova trasmissione. Sto elaborando un'opportunità di un altro ospite, speriamo su un argomento che dovrebbe riguardare l'alimentazione, parliamo così in generale, spero di riuscire a contattarlo e che sia disponibile, per cui io vi ringrazio ancora e niente, fra 15 giorni, grazie Radio Sirius, grazie Ugo e tutto il condominio, appunto tutte le reti, le radio web collegate. Ciao!